Buongiorno, mi chiamo Claudio Ronco, sono professore ordinario di nefrologia all'Università di Padova e direttore dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulle Malattie Renali di Vicenza. La nostra vacanza estiva in montagna è una ricerca di benessere, di serenità, di rilassamento e anche per poter trovare un momento di miglioramento della nostra salute. Come facciamo? Prima di tutto dobbiamo ricordarci di fare del movimento consapevole, un'attività fisica possibilmente aerobica, delle belle passeggiate senza sforzare ma compatibilmente con la struttura muscolare, con la nostra età, eccetera. E naturalmente accoppiando questo tipo di attività fisica con un'alimentazione sana, un'alimentazione che eviti naturalmente gli eccessi, anche se in vacanza spesso siamo portati magari a trasgredire un po' di più. Poi ricordiamoci che se facciamo delle passeggiate in bosco vanno fatte con buon senso, stando attenti a dove si mettono le mani, utilizzando possibilmente pantaloni lunghi, calzature adeguate soprattutto se si va a camminare in sentieri di montagna. Attenzione alla raccolta dei funghi. I funghi sono un elemento della nostra alimentazione molto interessante ma potenzialmente pericoloso, quindi un'attenzione particolare e soprattutto un rispetto per la montagna e un rispetto per noi stessi. Tutto questo si in qualche modo incornicia in una sola idea: il buon senso. Sanità sull'altopiano la conosco fin da quando ero bambino, perché mio papà dagli anni 50 agli anni 70 è stato medico condotto qui ad Asiago. Abitavamo a 50 metri in quella casa lì e quella porta e il portone era sempre aperto e i malati andavano e venivano come fosse casa loro. C'era un rapporto col medico di famiglia che praticamente lasciava molto poco spazio alla privacy del medico e alla famiglia del medico, ma certamente dava una grande sicurezza. L'ospedale di Asiago aveva due reparti, la chirurgia e la medicina, e il grande salto di qualità per arrivare a quello che abbiamo sentito ai giorni nostri, io personalmente l'ho vissuto nel momento in cui abbiamo inaugurato, grazie soprattutto a Giuseppe Pinaroli, che è stato uno dei sindaci storici qui di Asiago, il centro dialisi di Asiago. Prima c'era un problema, i malati dovevano scendere in pianura, eccetera. Inaugurando il centro dialisi, l'ospedale ha fatto quel salto di qualità che ha permesso proprio ai nostri cittadini. Dico nostri cittadini perché io sono l'unico cittadino onorario della città di Asiago, non ce ne sono altri. Sono nato in pianura, però evidentemente mi hanno voluto bene abbastanza per farmi cittadino onorario. E ripeto, c'è stata un'evoluzione nella sanità in generale, ma soprattutto c'è stata una grande evoluzione nella sanità dell'altopiano, che ha portato a che cosa? Ha portato il residente e il turista a vivere una situazione di sicurezza. In fondo, sapere che c'è qualcuno che si prenderà cura di noi se succede qualcosa è un elemento che rasserena la nostra permanenza sull'altopiano. La rasserena a chi ci vive, naturalmente, perché guardate, ci sono anche i mesi di ottobre, novembre, dove magari venite meno spesso, ma poi questa città che fa 6.000 abitanti circa diventa una cittadina molto importante nei mesi estivi e in qualche mese invernale. Come vivere bene la montagna? Beh, prima di tutto Asiago è un luogo dove trasversalmente si sta bene, perché questa è una altitudine, una collocazione geografica giusta per il bambino neonato fino all'ultra novantenne. Quindi noi abbiamo proprio una situazione, diciamo, di benessere trasversale. E questo perché? Perché se noi tralasciamo alcune giornate invernali in cui fa proprio freddo, eccetera, qui si godono delle stagioni che sono incredibili, non solo luglio e agosto, ma guardate, settembre e soprattutto ottobre rilascia in questo ambiente delle giornate che sono fantastiche. Ma poi, saltando un pochino gennaio, quando si arriva a febbraio e marzo,
i bambini che vengono su con le mamme vivono delle giornate straordinarie, con un'aria che, allora voi avrete sentito sempre parlare che uno va a ossigenarsi in montagna, in realtà uno non va ad ossigenarsi in montagna, perché la tensione di ossigeno nell'aria della montagna è un po' minore, però proprio perché è minore ed è un'aria comunque pulita, questa aria favorisce lo sviluppo dei globuli rossi che poi quando uno se ne torna in pianura sono belli, sani e portano l'ossigeno dove devono portarlo. Quindi la permanenza in montagna, per esempio per i calciatori, per esempio per chi fa sport, ma anche per le persone un po' fragili, diventa un elemento importante. Poi Asiago ha un'altra peculiarità. Con la scusa che noi abbiamo avuto la guerra mondiale, quassù ci sono sentieri ovunque, ma sono sentieri che hanno delle pendenze molto molto limitate e quindi Asiago si presta a quella che noi chiamiamo attività fisica aerobica, sostanzialmente le camminate che si fanno qui non si fanno da nessun'altra parte, ma d'inverno, se a qualcuno piace lo sci da fondo, se ad estate qualcuno piace la bicicletta, sono certamente condizioni ottimali per fare un'attività fisica e motoria che sappiamo è alla base di qualunque prevenzione cardiovascolare che conosciamo. Per essere breve, la nutrizione, una raccomandazione: se andate in bosco e prendete dei funghi, mostrateli a qualcuno che li conosce, per cortesia, perché io e il dottor Chiaramonte per anni ci siamo trovati con dei pazienti che arrivavano avendo mangiato dei pentoloni infernali e alcuni ci hanno anche rimesso i reni, se non addirittura la vita. Quindi ricordatevi, se andate in bosco, fate vedere i funghi a chi li conosce prima di cucinarli, eccetera. Un'altra cosa, andare in bosco vuol dire anche andare in un ambiente dove ci sono degli animali selvatici, dove c'è una natura che non è estrema, ma che comunque potrebbe avere qualche piccola insidia. Sto parlando del fatto che se si va con i pantaloni lunghi si evitano probabilmente dei problemi relativi alla presenza di zecche, alla puntura di insetti, o magari ci potrebbe essere qua e là una vipera. Insomma, bisogna stare attenti a dove si mette i piedi, a dove si mettono le mani e avere un minimo di coscienza che un bosco non è la piazza dei signori di Vicenza o il prato della valle di Padova. Certamente poi sul fronte della nutrizione vi ricordo che mentre d'estate è bene fare una alimentazione leggera, perché con le temperature che ci sono adesso bisogna fare un apporto acquoso importante, bene ha fatto la dottoressa a ricordarlo, perché noi siamo fatti all'80% di acqua e sale, quindi cerchiamo di mettere dentro acqua e sale sostanzialmente, e l'anziano spesso si dimentica di bere, non sente lo stimolo della sete, quindi mi raccomando, cercate di bere, ma anche molta verdura, molta frutta. Dopodiché è chiaro che se uno fa una passeggiata in montagna e sviluppa dell'appetito, in montagna non c'è niente di più buono di un pezzo di formaggio Asiago consumato qui ad Asiago con un pezzo magari di pan biscotto, eccetera. D'inverno magari l'alimentazione può essere un po' più consistente, ovviamente anche dal punto di vista calorico, però sempre dobbiamo ricordarci questo bilancio fra consumo calorico e introduzione di un'alimentazione che deve essere bilanciata, non deve essere sbilanciata verso i grassi, verso le proteine, verso i carboidrati, anche se qualche fetta di strudel insomma ci sta molto bene. Io da sempre ho questa grande campagna nel fronte gastronomico, mi occupo di tante cose, quello gastronomico dico sempre che un piatto di pasta in bianco col burro di malga e il vezzena grattugiato sopra è un piatto da 5 stelle, non da 3 stelle. Ecco, detto tutto questo, le raccomandazioni per vivere bene la montagna sono raccomandazioni del buon senso. Mio papà spesso diceva, se ti viene un raffreddore, un'influenzetta o qualcosa, sono malattie che spesso, se le curi durano 7 giorni, se non le curi durano una settimana. Quindi bisogna stare anche attenti a utilizzare le strutture sanitarie
quando ne abbiamo veramente bisogno, perché noi che abbiamo lavorato su questo fronte, diciamo, per tanti e tanti anni, sappiamo molto bene che quando la persona più pericolosa che noi vediamo è quello che non ha niente o sembra che non abbia niente, perché lì devi visitarlo attentissimamente, occupando del tempo. Spesso può succedere che questo non abbia niente e quindi hai sottratto quel tempo magari a persone che hanno cose più serie. Però, ecco, buon senso e soprattutto un po' di civismo nell'utilizzazione di questo splendido sistema sanitario che noi abbiamo, perché guardate, non lo dico perché c'è qua l'assessore o il direttore, io sono pensionato quindi potrei parlare malissimo se volessi, non mi fanno più niente, no? Abbiamo il sistema sanitario migliore del mondo. Il nostro problema è che dobbiamo tenercelo stretto. E allora, per tenercelo stretto, bisogna che impariamo a capire che i nostri infermieri prendono quasi la metà di quello che prende un infermiere tedesco. Dobbiamo capire che i nostri medici prendono la metà di quello che prende un medico tedesco. Ma soprattutto dobbiamo dare la possibilità ai nostri medici e ai nostri infermieri di aggiornarsi, di essere sempre pronti alle novità, e per fare questo ci vuole del tempo, perché la medicina non è solo fare punture o dare supposte, la medicina è anche fare ricerca e studio, e se uno studia poi applicherà meglio quello che sa. Per esempio, sul discorso di Asiago ho sentito con grande piacere questa cosa della rotazione degli specialisti, perché diciamo che nel mondo questo esiste normalmente, lo stage, il visiting professor, no? Perché non facciamo venire su qualche professore da Padova, da Roma, da Milano? Lo facciamo stare qua 15 giorni. Il personale che troverà spunti, informazione, eccetera, si sentirà gratificato, e sono convinto che troviamo dei professionisti che lo fanno molto volentieri proprio per aiutare i colleghi.